E questa sera in particolare era una serata impegnativa. Il quartetto Fauve, diciamo che si è rivelato un po', come dire, come un gruppo che tende a valorizzare e a crescere la cultura musicale italiana, con la riscoperta proprio di un autore quasi sconosciuto, Giovanni Battista Cirri, ma soprattutto con l'esecuzione di brani che non erano stati eseguiti da più di 200 anni. E questo effettivamente è stata una sorpresa per tutti, ascoltare questa esecuzione, tra l'altro deliziosa veramente, accanto ad altri brani, il più importante ovviamente è quello di Borodin. Concludiamo quindi questa quinta edizione, dando appuntamento sicuramente per l'anno prossimo. La Fondazione Claudi ha voluto sottolineare con questa iniziativa come non si interrompe la vita, tanto più anche gli appuntamenti culturali per la gravità dei fatti dovuti al terremoto, delle conseguenze anche del terremoto. Anzi, direi che la cultura, proprio la cultura, in particolare in questo caso la cultura musicale, può essere un fattore che contribuisce alla rinascita proprio anche della nostra terra, dando conforto, diciamo, in un qualche modo anche alla gente che ha perso casa, a tanta gente che ha perso casa. A loro abbiamo, le persone che hanno case inagibili, abbiamo voluto proprio dedicare in apertura di questo festival, il festival stesso, dedicandolo appunto a tutti coloro che hanno comunque sofferto per il terremoto. Sperando ovviamente che l'anno prossimo siamo tutti in condizioni migliori. Ma sicuramente ci daremo appuntamento per una edizione ancora più bella di quella che c'è stata. Siamo felicissimi di essere ospiti della Fondazione Claudi questa sera e abbiamo eseguito un programma a cui siamo molto affezionati. Si tratta dei sei quartetti per archi di Giovanni Battista Cirri. Diciamo che siamo legati a questo programma perché questi sei quartetti sono stati registrati da noi in prima esecuzione assoluta, attraverso un vero e proprio progetto di riscoperta che è stato messo in campo grazie a diversi attori, tra questi la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, Università di Bologna e altri prestigiosi atenei europei, e con la collaborazione della dottoressa Elisabetta Righini, che si è occupata della parte, diciamo così, di ricerca scientifica musicologica. Poi Filippo Azzaiolo, un compositore bolognese del Cinquecento, anche questo di rarissimo ascolto per il quartetto sicuramente. Si sente un autore di cui si occupano i cori in generale, o le formazioni vocali da camera. Noi abbiamo scelto di riprendere queste magnifiche villotte del fiore per cui appunto Azzaiolo è conosciuto e suonarle tali e quali, le quattro voci della polifonia scritta da Azzaiolo con i nostri strumenti. E poi per finire abbiamo eseguito il secondo quartetto di Borodin in re maggiore, notturno, e questa splendida serata ci sembrava un pezzo particolarmente appropriato all'aperto, notturno appunto, alla Fondazione Claudio.